Abbiamo visto delle immagini molto preoccupanti, molto allarmanti di quanto appunto è accaduto nell'Imperiese e nel Savonese dopo l'ultima allerta rossa. Un gruppo di protezione civile dello Spezzino è appunto operativo su quel territorio. Eravamo stati preallertati ieri notte, cioè l'altra notte, dalla Regione Liguria per essere in stand-by in caso di emergenza. Siamo arrivati alle 8:40 circa a Cairo Montenotte, dove il fiume era tracimato in più parti. Com'è la situazione ora e che operazioni state svolgendo? Da ieri sera ovviamente era impossibile poter operare perché il fiume era veramente troppo alto, i ponti erano tutti chiusi e non sarebbe stato né prudente né qualcosa da non pregiudicare la sicurezza delle persone. E quindi abbiamo deciso di cominciare a operare questa mattina alle 7:30, abbiamo cominciato a svuotare un sottopasso perché praticamente era l'unico punto di accesso dove si poteva entrare nel paese. Abbiamo impiegato circa 6 fra motopompe e idrovore e in 3 ore lo abbiamo svuotato. Poi siamo intervenuti nelle cantine, box, normale amministrazione quando si parla di alluvioni. Tutte le cantine ovviamente e tutti i box completamente allagati con 2 metri, 2 metri e mezzo d'acqua sotto i palazzi. Quando resterà operativo il gruppo Spezzino nel Ponente Ligure? Dunque, ieri eravamo partiti in 17, oggi siamo stati raggiunti da altre 21 persone, quindi in questo momento siamo 37, abbiamo operato tutto il giorno, opereremo ancora domani, abbiamo messo in sicurezza 4 scuole, un centro di primo soccorso e varie palazzi, abitazioni private, oltre quel sottopasso. E domani ci rilevano i savonesi, i colleghi di Savona, e noi ci possiamo sganciare e rientrare a Spezia.